Nuova puntata di CarTube. Oggi abbiamo Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, carrentinese DOC. Con lui saremo a bordo della nostra auto completamente elettrica per le strade di Arezzo. Parleremo di tutto un po' e ovviamente soprattutto di politica. Quindi benvenuto Vincenzo, sigla, si parte. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Eccoci qua, benvenuto a bordo. Allora, Vincenzo Ceccarelli, nato il 3 marzo del 1960 a Castelnuovo San Nicolò, quindi siamo proprio nel bel mezzo di questo stupendo scenario che è il Casentino, del quale ci vantiamo noi aretini, noi tutti quanti. E politico sin da giovane, perché praticamente, se non sbaglio, lei è stato il sindaco più giovane della Toscana eletto nel 1985, no? Se non sbaglio. Sì. Era giovanissimo praticamente, era studente. Esattamente così, avevo 25 anni, è stata una cosa abbastanza casuale, però da lì è iniziato un impegno politico che mi ha portato poi un grande amore, una grande passione, altri incarichi. Sì, è stata una passione. Io non provengo da una famiglia dove c'erano altre persone impegnate in politica, e il coinvolgimento è avvenuto nel 1980, quando c'era il rinnovo del Consiglio Comunale a Castel San Niccolò, e costruendo la lista della sinistra per amministrare il comune, i dirigenti locali avvicinarono me ed altri giovani dicendoci se eravamo interessati a poter fare un'esperienza che ci avrebbe consentito di occuparci del nostro paese. Quindi su quell'invito poi accolto, e su un impegno comunque che stava avvenendo in ambito scolastico, perché allora erano comunque gli anni delle assemblee, erano gli anni degli scioperi, erano gli anni della contestazione, la famosa seconda ondata di contestazione dopo il 69. Ci furono gli anni 70, insomma, furono molto turbolenti. Dopo c'è anche una domanda su questa. Esatto, e quindi la cosa è nata molto casualmente, e poi invece si è sviluppata nel percorso della mia vita, consentendomi di fare una cosa per la quale ho una grande passione, e che ovviamente piace, è molto faticosa, ma anche se da fuori magari non può sembrare, però è un po' una vocazione laica, dico io, per chi la fa in maniera così continuativa. E ovviamente non sono mancate le soddisfazioni, accanto anche a volte anche a delle amarezze, però ritengo che chi fa questa esperienza debba farla appunto animato da grande passione, seguendo i suoi valori e convinto di poter fare cose utili per la collettività e per il suo territorio, perché la politica per me è stata ed è anche territorio, è la possibilità di dare risposte per migliorare la vita dei nostri cittadini, per poter sviluppare correttamente i nostri territori. Abbiamo la fortuna di vivere in Toscana,
hai fatto riferimento al Casentino dove io sono nato, l'Alto Casentino, che in realtà vuol dire è anche stata storicamente la montagna fiorentina, terra di croce e di spada, il Casentino, perché abbiamo tanti santuari, tante pieve romaniche e tanti castelli. Però poi ho vissuto una bellissima esperienza successivamente da presidente della provincia, prima della regione, perché nel 1999, no? Nel 1999, per 10 anni, io nelle mie esperienze, come si suol dire, ho sempre dato l'aria avuta, nel senso non mi sono mai fermato alla prima esperienza, al primo mandato, ma ho dato la possibilità all'elettorato di potermi verificare. E fino ad oggi la seconda elezione è sempre andata meglio della prima. Poi si viene rieletti anche perché si fa, come nel suo caso, bene il lavoro, sì. Insomma, cioè, si lascia una bella traccia, perché insomma, si parla bene di Vincenzo Ceccarelli perché è stato un presidente della provincia che ha lasciato un bel ricordo, insomma, e tante cose. Poi la provincia è cambiata, è stata una rivoluzione, insomma. Sì, sono stati gli anni nei quali le province, contrariamente a quello che è avvenuto dopo, avevano acquisito tante competenze da parte dello Stato con la cosiddetta riforma Bassanini, da parte della Regione occupandosi di tante cose. Che alcune sono rimaste ancora, come le strade, l'edilizia scolastica, ma allora furono gli anni dei centri per l'impiego, quindi la formazione, il lavoro, tutta la parte ambientale, l'agricoltura, quindi veramente anni difficili, perché ci trovammo a dover assemblare tutta una serie di competenze che prima non c'erano, con personale proveniente da enti diversi, dalla regione, dal ministero, quelli che avevamo invece assunti in provincia, però ci consentirono anche di dare tante risposte, di fare della provincia di Arezzo un ente riconosciuto e stimato non solo sul territorio ma anche in ambito più vasto. Ecco, lei fa parte di una classe politica, di un periodo storico dove c'erano ancora le palestre di vita, così venivano definite, perché insomma i partiti erano una scuola di vita, no? una formazione continua, insomma, cioè, uno entrava all'interno di un partito e c'era chi lo seguiva, chi gli spiegava la politica, che nasceva proprio dall'esperienza vissuta di quelli che c'erano prima, insomma. Oggi purtroppo non c'è più questa cosa qui. Sì, è una delle funzioni che purtroppo i partiti oggi non svolgono più, proprio quello della formazione, della selezione della classe dirigente, ma anche del controllo, perché il partito, almeno nelle esperienze che ho fatto io, era quello che appunto ti invitava, ti promuoveva per poter fare un'esperienza, ti sosteneva, ma era pronto anche a richiamarti nel momento in cui magari c'erano valutazioni che erano diverse da quello che magari una pubblica amministrazione in quel momento poteva fare. Quindi i partiti erano in grado di svolgere veramente questo ruolo anche di sintesi di esperienze e anche di esigenze diverse, perché all'interno dei partiti tu trovavi magari il giovane studente, l'operaio, l'artigiano, l'avvocato, il dipendente pubblico. Quindi alla fine, le posizioni che venivano assunte erano un po' la sintesi anche di visioni ed esigenze diverse. E oggi purtroppo vediamo che questo non c'è più, e spesso, o perlomeno a volte, nelle istituzioni troviamo persone che magari anche
molto brave, con un livello culturale elevato, ma mancanti di questa esperienza e di questo percorso che poi, vuol dire, ti insegna a stare anche nelle istituzioni, perché lo scontro anche allora era uno scontro a volte anche duro, però basato sul rispetto e riconoscimento reciproco. Oggi la politica invece è eccessivamente personalizzata, è uno scontro troppo personale, la demolizione dell'avversario è ciò che non giova anche all'immagine della politica, perché le battaglie devono essere battaglie sulle idee, su proposte diverse, e alla fine però con la consapevolezza che va trovata una sintesi avendo a riferimento l'interesse generale. Questo è il punto, e spero che i partiti possano anche ritornare a svolgere questo ruolo. Ovviamente sono cambiate molte cose, molte dinamiche, gli strumenti da utilizzare, però probabilmente anche la tecnologia potrebbe essere utilizzata per un coinvolgimento maggiore di quello che oggi i partiti riescono a fare. Ma d'altro canto spesso i partiti non sono altro che organizzazioni quasi personalistiche o comunque degli assemblaggi un po' anche di correnti, o comunque aventi a riferimento più che approfondimenti di carattere politico-culturale, magari posizionamenti in virtù degli incarichi da ricoprire. Penso che la politica debba invece riacquistare etica, idee e capacità anche di fare un confronto rispettandosi in maniera reciproca. È un tema a lei molto caro, ha scatenato una polemica, secondo me giustissima, nei confronti di quei politici che purtroppo sono un po' a caccia di poltrone, no? Alla fine fanno tutti i movimenti, scelte e anche, se vogliamo, polemiche, attacchi, solo per cercare di ottenere qualche posto. Questo purtroppo è un male della politica attuale, una cosa nella quale ovviamente lei non si riconosce, tant'è vero che, insomma, è stato molto polemico nei giorni scorsi, poco tempo fa. Sì, è quello che stavo dicendo. Ovviamente la politica, vuol dire, è confronto di idee, è affermazione di valori, e la volontà di realizzare quei progetti e quei cambiamenti che riteniamo utili per la comunità. E ovviamente ognuno è giusto che abbia la sua ricetta, che è una ricetta che parte da valori che sorreggono e poi anche dalle soluzioni che vengono individuate. E poi la politica è anche potere, è anche esercizio di ruoli. La politica deve avere la capacità di decidere. Quando si prendono decisioni ai vari livelli, si incide comunque sulla vita delle persone, quindi è giusto che sia anche questo. Non può essere esclusivamente o eccessivamente questo, non può essere l'esercizio di una carica, di un incarico fine a se stesso, ma deve essere un servizio nei confronti di un territorio, di una comunità. E oggi quello che manca è questo secondo aspetto, che io spero possa essere recuperato. Ecco, c'è un esempio calzante con la realtà, purtroppo, ed è rappresentato, a mio parere, da quello che ha combinato Salvini in quest'ultimo periodo, no? Ha fatto una scelta, la Lega, di
far parte di questa coalizione, di questo governo, così come il PD, insomma un governo diciamo istituzionale, però ovviamente non è una novità, Salvini fa le scelte politiche dettate da quelli che sono gli umori della cosiddetta politica marketing, no? Cioè, le scelte per soddisfare quello che la gente si aspetta di sentirsi dire, contrariamente invece alla vecchia classe politica della quale lei fa parte, che insomma si prendevano le responsabilità anche dolorose di prendere scelte, di fare certe scelte, però nel bene del paese, anche se erano impopolari. Sì, allora il governo Draghi è un governo di necessità e quindi tutti quelli che hanno accolto l'invito del Presidente della Repubblica in una situazione così delicata a seguito di una crisi di governo provocata, mi sembra, più per motivi tattici che non per motivi di carattere politico o strategico, dire, hanno comunque fatto un passo che serve al paese, almeno spero. Poi dopodiché Salvini effettivamente è passato dall'essere ipercritico nei confronti dell'Europa, un giorno sì e un giorno no, a professare l'uscita dall'euro, invece a diventare europeista, a riconoscersi in un governo che comunque da questo punto di vista ha un ancoraggio fortissimo. E quindi dire sì, siamo di fronte, non so a quale conversione, se veramente convinta oppure tattica. Parla alla pancia parliamoci chiaramente. Esatto, però questo purtroppo è un vizio non solo di Salvini, quello di una politica che ha la vista e conseguentemente il fiato corto, vale a dire quello di viaggiare con i sondaggi in mano e cercare di assecondare le cose che sono più volute nel momento e quindi più foriere di poter magari dare il consenso nel momento. Ma questo porta ad una mancanza di visione lunga, ad una mancanza di strategia che a volte richiede anche delle scelte che nel momento possono essere impopolari, ma che servono successivamente per dare una prospettiva di lungo periodo. È uno dei problemi della politica di oggi, ma ritorniamo a quello che erano e non sono più oggi partiti, che ovviamente avevano molti difetti. Io penso sempre alle cose che diceva ad esempio Berlinguer quando parlava della necessità di un governo mondiale della politica, a quando parlava dei partiti che erano diventati macchine di potere e già al decadimento che veniva denunciato 40 anni fa, no? Quindi e oggi purtroppo lo stiamo toccando con mano. Però i partiti erano anche i custodi e garanti di un progetto, per cui potevano cambiare gli attori, ma i garanti del progetto non erano gli attori stessi, soprattutto quando si parlava di un progetto di lungo periodo, ma erano le forze poi. E quindi questo consentiva anche di poter reggere rispetto a delle decisioni difficili, al momento impopolari da poter prendere. È chiaro che quando uno invece il consenso se lo misura su se stesso in quel momento, ogni giorno, e ragiona non in vista di un periodo lungo ma in vista delle prossime elezioni, è sempre più difficile fare delle scelte che siano le scelte di carattere strutturale, e noi oggi anche in Italia stiamo pagando anche questo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, restate con noi per la seconda parte di CarTube, a tra poco.
Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto, in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato. Seconda parte di CarTube, ancora in compagnia di Vincenzo Ceccarelli, che è capogruppo del Partito Democratico in Regione Toscana. E lei è stato anche assessore ai trasporti. C'è una cosa che mi ha colpito tra le tante che lei è riuscito a fare, questa ciclovia dell'Arno. Io sono un grande appassionato di bicicletta e questa è una piccola chicca che insomma ha lasciato alla Toscana. È un motivo in più per chi ovviamente ha voglia di venire in Toscana a visitare la nostra regione. Sì, questa la ciclovia dell'Arno più il sentiero della bonifica che avevamo anche, sì, quest'ultimo realizzato quando ero presidente della provincia, è sicuramente un'infrastruttura in grado di dare una risposta importante agli amanti della bicicletta, alle comunità locali, ma anche di grande attrazione per quanto riguarda un turismo che è in forte crescita, quello appunto del turismo sostenibile fatto con la bicicletta, utilizzando il treno. Ma la ciclovia dell'Arno è uno dei 5 tracciati che abbiamo disegnato per la Toscana, assieme alla ciclovia tirrenica che partendo da Ventimiglia arriva a Roma, la Due Mari ciclistica che dal Tirreno arriva anch'essa nell'Adriatico, la ciclovia del Sole che da Verona a Firenze arriva poi a snodarsi fino a Roma, la Francigena. Quindi abbiamo disegnato in Toscana questi tracciati che sono in fase di realizzazione e la ciclovia dell'Arno è quella in stato di attuazione più avanzato, che consenta di avere una regione che sia più permeabile, più visitabile, più fruibile attraverso la bicicletta. E sarà una cosa stupenda, perché partire da Stia, quindi ai piedi del Falterona dove nasce l'Arno, per arrivare a Marina di Pisa con questa proiezione verso il sentiero della bonifica, sono circa 400 km di percorso che consentiranno di poter godere veramente di paesaggi straordinari, di attraversare centri storici di indubbia bellezza, di indubbio valore, come pensiamo solo a quello di Firenze o di Pisa. Ma poi ho visto un grande protagonismo, una grande condivisione da parte delle amministrazioni comunali, che sono impegnate anche a creare dei tracciati che si allacciano a questa ciclovia, diciamo, binaria, e si collega con le stazioni. Qui siamo alla stazione d'Arezzo e c'è un collegamento che parte da qui e arriva a Ponte Aburiano riallacciandosi alla ciclovia. Questo è importante perché abbiamo la possibilità di fare lo scambio tra bicicletta e treno, per cui la persona può partire, fare un tratto, poi salire magari in treno per tornare a destinazione. E abbiamo fatto anche, per promuovere questa integrazione, accordi importanti con Trenitalia per poter trasportare a prezzi scontatissimi le biciclette sul treno. Quindi credo che sarà un grande impulso per quanto riguarda anche l'attrazione turistica, oltre che per gli appassionati della bicicletta. E Arezzo si troverà ad essere lo snodo centrale di ciclovie che si lanciano verso tutte le vallate, perché dal Casentino arriverà la ciclovia dell'Arno, che da Ponte Aburiano si collega con il sentiero della bonifica che va verso la Val di Chiana. Dopodiché ci sarà il tracciato che invece va verso Palazzo del Pero,
riutilizzando anche una parte del sedime della vecchia ferrovia Arezzo-Fossaco di Vico. È in fase di progettazione la sua realizzazione. Io avevo già finanziato la realizzazione della parte di ciclovia che è riconducibile alla Due Mari Ciclistica che collega Anghiari, Sansepolcro con Monterchi, e quindi siamo nelle terre di Piero, e poi la ciclovia dell'Arno che prosegue lungo il Val d'Arno con dei collegamenti che si riconnetteranno con il Chianti, le strade dell'Eroica e tutto quanto. Io credo che veramente sarà una grandissima opportunità in futuro avere questa infrastruttura. Ne siamo certi. Allora, io volevo fare anche un accenno al 25 aprile, insomma, è stato la settimana scorsa, con una amara constatazione, cioè ancora oggi, siamo nel 2021, purtroppo il 25 aprile è un po' divisivo. C'è una parte della politica, che, insomma, fa fatica a festeggiare la liberazione. Le faccio un esempio. Ad Arezzo, c'è stata l'assenza del gonfalone del comune di Arezzo e quello della provincia. Non solo, ma è stata fatta notare anche l'assenza dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, cioè alle varie cerimonie non ce n'era uno. Ecco, cioè, voglio dire, ma contrariamente a quello che succede negli altri paesi, no? Cioè, che si festeggia la liberazione, ma la festa di tutti. Ovviamente in Italia il 25 aprile, in Francia è un'altra data, però insomma, è una cosa che insomma, lascia veramente molto amaro in bocca. Sono molto d'accordo, tra l'altro non lo sapevo perché in causa Covid anche quest'anno le celebrazioni, quelle ufficiali, quella che qui a Arezzo si tiene a Poggio del Sole, non aveva visto l'invito almeno dei rappresentanti regionali, quindi non mi ero reso conto di questo e credo che sia un errore veramente quasi imperdonabile, perché il 25 aprile è veramente la festa della liberazione, è la festa di tutti gli italiani, perché chi ha combattuto durante la guerra di liberazione, ha fatto la resistenza, ha riconquistato la libertà di tutti, la dignità di tutto il popolo italiano, e su quello è nata poi la nostra Repubblica, è stata approvata la nostra bellissima Costituzione, quindi è veramente incredibile che ancora oggi si possa vivere in maniera divisiva il 25 aprile. È chiaro che poi succede su tutto, può darsi che nell'interpretazione, come dire, nella rilettura delle cose, ognuno abbia delle sfumature diverse, ma qui non ci sono spazi per revisione. Ormai cioè, la storia è consolidata, c'era chi era dalla parte sbagliata, e quindi dalla parte del fascismo e del nazismo, che purtroppo, dire, ha lasciato anche nelle nostre zone, nelle nostre città, lungo la linea gotica, morti, lutti, rovine, e chi invece si è posto dalla parte giusta, appunto riconquistando dignità di un popolo e la libertà. Poi, detto questo, su quello è nata la nostra Repubblica e si è sviluppato il nostro paese, e questo va riconosciuto, noi dobbiamo essere grati a chi ha lottato e animato da valori che, dico io, sono ancora i valori che dovrebbero guidarci, perché una volta che avremo sconfitto questa terribile pandemia, che ancora ci costringe, come dire, a stare molto attenti, a dare le mascherine, a lavorare perché le vaccinazioni saranno fatte il prima possibile, noi avremo comunque una nuova ricostruzione da fare dal punto di vista economico, dal punto di vista
morale. E allora credo che quei valori di unità che sbocciarono nella resistenza, quei valori di solidarietà, quella voglia di rinascita, credo che siano i valori che ancora oggi saranno necessari per ridare nuovo impulso al nostro paese, per la nostra ripartenza. Guardi, io le dico una cosa. Io, accogliendo l'invito fatto dall'ANPI il 25 aprile, sono andato a Vallucciole. Ho girato lì anche un breve messaggio. Allora, come dire, si perpetrò una delle stragi più terribili, Pazzesco, perché pazzesco. 109 persone uccise, molte donne e bambini, il più piccolo aveva 3 mesi, ma a questo possiamo aggiungere, rimanendo nel nostro territorio, Civitella, San Pancrazio, San Polo. San Polo e tanti altri. Furono più di 1.000 i morti in provincia di Arezzo. E poi sono andato anche proprio con una delegazione del Partito Democratico a portare fiori al monumento a Poggio del Sole, a San Polo e al cimitero dove c'è la lapide, a Indicatore, dove ci sono il ricordo dei caduti alleati che vennero a liberare il nostro paese, e quando arrivarono anche Arezzo la trovarono già liberata e già ricostituiti anche gli organismi istituzionali. Ecco, di fronte a tutto questo, cioè veramente è avvilente che ci possa essere una lettura divisiva. Dobbiamo riconoscere quella che è stata la storia e imparare dalla storia per non ripetere gli errori che furono fatti prima della liberazione. Allora, c'è un argomento che è di strettissima attualità, che ha un po' diviso la sinistra. Questo arresto dei 7 brigatisti, ex brigatisti oramai, rossi in Francia. Macron ha permesso l'arresto di questi 7 latitanti a tutti gli effetti, 2 sono in fuga. La sinistra in particolar modo si è un po' spaccata. Ecco, lei come la vede questa situazione? Ma Ricordiamoci io. che erano latitanti grazie a Mitterrand, che con un accordo con Craxi aveva permesso a loro insomma, di non venire estradati e arrestati. Io penso che chi ha commesso dei crimini, delle violenze e è oggetto di ordini di cattura, comunque deve scontare delle pene, è giusto che lo faccia. Perché non si può, le violenze che siano guidate da un'ideologia o da un'altra, o i crimini sono sempre cose che vanno combattute, e laddove ci sono delle pene da scontare, vadano scontate. Allora, io la domanda finale che rivolgo un po' a tutti gli ospiti è che libro ha Vincenzo Ceccarelli sul comodino in questo momento? Perché insomma do sempre per scontato che con tutto quello che uno da fare, a me capita così, insomma io leggo prevalentemente nel momento in cui sto per prendere sonno, ahimè, aggiungo, però insomma. Allora, io in questo momento, ma ho appena iniziato a leggerlo, ho un libro che si intitola Il Grande Caos. In realtà è una sorta di romanzo storico, ma vuol dire, mi è stato regalato e rispecchia molto quello che è il momento attuale. Quindi, cioè, leggendolo vedrò se fra l'altro si rifà agli anni appunto che stavamo richiamando, quelli degli anni 60-70.
E ho invece appena finito di leggere un libro di uno scrittore ligure, ma forse toscano, perché lui abita a Sarzana, se non vado errato, che invece, come dire, mi è piaciuto molto e ha riguardato proprio, come dire, la storia, anche quello un romanzo di una persona che ha vissuto, come dire, varie vicissitudini nella vita, sempre alla ricerca, come dire, di una, mi verrebbe da dire, di se stesso, Siamo di un equilibrio. E sempre alla quindi ricerca di noi stessi. esatto, siamo sempre alla ricerca di noi stessi, siamo sempre alla ricerca di un equilibrio, e direi che anche i momenti attuali, come dire, non sono quelli che più favoriscono questo aspetto. Però, Purtroppo è così. insomma, anche attraverso la lettura magari uno cerca di trovare quegli spunti e quell'equilibrio che ci è necessario. Allora, grazie a Vincenzo Ceccarelli per essere stato in nostra compagnia e naturalmente vi diamo appuntamento alla prossima puntata di CarTube. Arrivederci, arrivederci a tutti. Ad Arezzo, Nissan è Tosoni Auto in via Galvani 14. Da oltre 50 anni una realtà imprenditoriale consolidata sul territorio. Un punto di riferimento per il brand Nissan. Competenza, professionalità ed esperienza da parte di uno staff di 40 persone che provengono da due generazioni di operatori nel settore auto. Tosoni Auto. La soddisfazione del cliente è il nostro primo obiettivo, perché il cliente Tosoni è un cliente privilegiato.